nuove costruzioni crollanti, nuove costruzioni pericolanti. Ciao a tutti, io sono Volan e questa è la Loggia Nera. Oggi andremo ad ascoltare un gruppo tedesco di Berlino molto molto importante, una band che ha fatto la storia della musica industriale, ma industriale nel vero senso della parola. E questa band si chiama Einsturzende Neubauten, che tradotto in italiano significa appunto nuove costruzioni crollanti. È una band nata a Berlino nel 1980 e ha attraversato varie fasi di evoluzione questa band. La prima fase quasi anarchica, diciamo, punk anarchica, dove sperimentavano suoni, suonando con qualsiasi cosa trovassero, trapani, tubi, fresatrici. La seconda parte, sempre usavano questi strumenti, la seconda parte della loro carriera, ma univano anche dei testi più concettuali, come il brano che andiamo ad ascoltare. E la terza parte, dove si accantona un po' la sperimentazione sonora con gli utensili da lavoro, ma si usano più strumenti elettronici e si passa a un'evoluzione dei testi più particolare, insomma, più ricercata, testi molto molto significativi che però vanno a richiamare dei concetti che non tutti possono cogliere al volo, insomma, bisogna ricercare per capire i testi di questo periodo Neubauten. Ma non è quello che ci interessa. Noi stasera, oggi, ascolteremo un brano tratto da un film del 1986 di un regista tedesco di origini giapponesi, non mi ricordo il nome adesso, Ishii So, mi sembra. Sì. E questo film si chiama Albert Mensch, Mezzo Uomo. Albert Mensch, che è questo documentario dove i Neubauten suonano in un edificio fatiscente, abbandonato, e si esibiscono in vari brani, noi ne ascolteremo uno, il primo, e vedrete che cosa usano per suonare. Tra l'altro il cantante Blixa, all'epoca giovanissimo, è conciato in un modo incredibile, e invece adesso è completamente diverso, si presenta nei concerti in giacca e cravatta ed è anche ingrassato rispetto al video che adesso andremo a vedere. Ma un'altra persona, diciamo, un'altra persona. Ma noi adesso ci godiamo il brano Armenia, tratto dal film Albert Mensch, Einsturzende Neubauten. Buon ascolto.
ecco qua, il brano è terminato e come avete potuto vedere, cioè, pazzesco, erano proprio avanti, ma veramente avanti, cioè, se pensate che questo era un film, un video dell'86, dite, ma cavolo, quanto erano all'avanguardia, insomma. E comunque questo secondo me è il loro periodo migliore. Se vi ho interessato al mondo degli Einstürzende Neubauten, vi consiglio dei due libri per conoscerli meglio, a parte tutta la discografia, se volete ascoltarla, vi consiglio questo libro di Giovanni Rossi e Keith Walken. Nessuno mi paga per fare queste pubblicità, ve lo dico, nessuno consiglio. Silence is Sexy, della Tsunami Edizioni. E quest'altro libro, più recente, Einstürzende Neubauten, Ascolta con dolore, di Klaus Meick, della Shake Edizioni. Ve lo ripeto, nessuno mi ha dato soldi per questa pubblicità, per far vedere questi libri, sono dei regali che mi hanno fatto delle amiche, volevo farveli vedere. Quando io ho visto questo film per la prima volta, sono rimasto scioccato e poi ho è rimasto dentro di me perché lo vidi per la prima volta in VHS e all'epoca per avere questi film qua non era facilissimo, cioè non c'era internet, non c'era il pirla di turno che li mostrava. Bisognava conoscere la persona alternativa e se non si conosceva bisognava conoscere qualcuno che era suo amico, entrare nelle proprie grazie e farsi prestare un disco, un CD o come in questo caso un VHS registrato 50.000 volte. Io ho visto delle cose bellissime su VHS registrati e purtroppo si è persa questa poesia dell'aspettare, del farsi dare da qualcuno un film e guardarselo e rimanere stupiti. Bene, se il brano vi è piaciuto, se l'esperienza sonora del Neubauten vi è piaciuta, vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale. Un saluto e a presto, io sono Volan e questa è la Loggia Nera. Ciao!